Benvenuti, un altro appuntamento con Magia del Bisturi. Naturalmente tanti argomenti che tratteremo insieme al dottor Giovanni Del Pra in studio. Come stai, Giovanni? Bene, bene. Questo programma di grande interesse scientifico raccoglie molti consensi. Sì. Grazie anche naturalmente agli argomenti che trattiamo, ma anche ai validi e seri e qualificati professionisti che di tanto in tanto incontriamo, come quello di oggi. Oggi parleremo di un argomento importantissimo della chirurgia rigenerativa che ha rivoluzionato la chirurgia plastica e ricostruttiva, perché mentre prima per ricostruire era necessario portare dei tessuti da un punto all'altro del nostro corpo, adesso la chirurgia rigenerativa ha reso possibile creare, produrre questi tessuti nel luogo dove, nel punto in cui sono necessari. E abbiamo qui con noi il professor Valerio Cervelli, che è il direttore della chirurgia plastica dell'Università Tor Vergata di Roma, e che è uno dei massimi esperti internazionali di chirurgia rigenerativa, e quindi siamo particolarmente grati della sua presenza. Benvenuto, Valerio. Grazie a voi dell'invito. Sicuramente quello che hai detto è estremamente rende l'idea di un'arma nuova, diciamo, che è in mano alla chirurgia, non solo alla chirurgia plastica, ma un po' a tutte le chirurgie, perché è un po' l'entrata del laboratorio nella sala operatoria, oppure della sala operatoria nel laboratorio, dipende dai punti di vista. È una chirurgia ad alto spessore tecnologico, che quindi ha dei costi anche elevati, cosa di non secondaria importanza di questi tempi dove si parla di razionalizzazione della spesa. Quindi il razionale di questa chirurgia è nella possibilità di accelerare i tempi di guarigione dei pazienti. L'argomento di oggi è quello delle ulcere, quindi delle lesioni, delle ferite che non tendono ad una guarigione spontanea, che è la cosa normale nell'uomo e nei mammiferi, ma che tendono a cronicizzare, quindi a creare un problema nel paziente, non solo in termini di sofferenza, ma anche in termini di estrazione, di lontananza dal luogo di lavoro, come dire. E quindi rappresenta comunque un risparmio di spesa, l'accorciare questi Consideriamo tempi. Che le ferite croniche rappresentano oggi il 5% della spesa sanitaria nazionale, che è una cifra iperbolica sotto questo punto di vista, e che quindi pone dei problemi seri e quindi giustifica l'utilizzo di queste nuove tecnologie proprio per accelerare la guarigione di questi pazienti e per restituirli quindi alla vita lavorativa di tutti i giorni. Questo è molto importante perché da parte della struttura sanitaria nazionale c'è bisogno ovviamente anche di investimenti che portano anche a richiamarci a quelle che sono le normative europee. Considerate che esistono oggi questi nuovi laboratori GMP, che significa Good Manufacturing Practice, quindi laboratori che lavorano proprio per la coltivazione delle cellule, per la cosiddetta cell factory, quindi l'azienda, lo storage, quindi il magazzino delle cellule e dei tessuti. Nel Lazio, ad esempio, esiste la banca dei tessuti, del tessuto osseo, la banca dei tessuti cartilaginei, quindi banche che lavorano proprio per la conservazione dei tessuti, ma nel Lazio ad esempio non esiste un laboratorio GMP che quindi lavori per la conservazione di questi tessuti, e chi come noi si occupa di chirurgia rigenerativa lavora in deroga. Quindi noi abbiamo cominciato a lavorare, a pubblicare su questo argomento, il gruppo da me diretto, nel 2007, tra il 2007 e il 2009 abbiamo cominciato ad uscire con i primi lavori scientifici nella letteratura internazionale, quindi lavorando sia sulle ulcere complesse, sulle ferite complesse, sulle perdite di sostanza, anche sulla ricostruzione di mammella, ad esempio utilizzando il tessuto adiposo, le cellule staminali estratte da tessuto adiposo, i fattori di crescita estratti dal gel piastrinico e quindi dal sangue, attraverso una miscelazione di questi tessuti e attraverso quindi l'utilizzo di cellule staminali adulte estratte da tessuto adiposo, quindi parliamo di cellule staminali non di tipo ematopoietico, quindi non estratte dal midollo, non estratte dal cordone, quindi da tessuto adiposo, perché la novità, anche se non è più una novità, è che oggi il tessuto adiposo è per l'appunto la maggiore fonte di cellule staminali adulte, quindi adulte mature, quindi significa
multipotenti, quindi in grado di rigenerare diversi tessuti, quindi sia il tessuto osseo che il tessuto cartilagineo, il tessuto muscolare ed anche il tessuto adiposo stesso, quindi un tessuto di guarigione, di riempimento. E quindi di riprodurre dei tessuti che non sono dei tessuti di riparazione, ma sono dei tessuti anche nobili, quindi avere un risultato anche... È esattamente quello che volevo significare, cioè questi tessuti ci danno la possibilità di guarire queste ulcere, queste ferite croniche, ingravescenti, che non tendono a guarigione spontanea, che riconoscono nella loro causa, nella loro eziologia, anche delle malattie metaboliche croniche, quali ad esempio il diabete, tutti sanno che le ulcere diabetiche degli arti inferiori costituiscono un problema notevole. Stentano a guarire. Non guariscono mai. Proprio, quindi c'è la cosiddetta tecnica del salamino, nel senso che se ne taglia un pezzetto per volta e quindi si arriva a queste problematiche. Creando degli invalidi poi, no? Esatto, creando un problema alla società, di lavoro, quindi perdita di ore, di giornate di lavoro, poi il dover sostenere un paziente malato per tutti gli anni che rimangono a quella vita, certo, anziché sostenere un paziente che poi possiamo indirizzare ad un percorso che porta alla guarigione di questo paziente. Non so se mi sono spiegato. Le stesse tecnologie poi le utilizziamo anche nel campo, ad esempio, della chirurgia estetica per l'aumento di mammella o la chirurgia ricostruttiva della mammella, quindi dopo l'amputazione della mammella per problemi di tipo senologico. E la stessa chirurgia la utilizziamo in alcuni campi nuovi, ad esempio recentemente abbiamo pubblicato un lavoro proprio sulla ricrescita del bulbo capillifero per andare a rigenerare il bulbo. E questo è un argomento di questo sarebbe un ulteriore... Possiamo fare una puntata su questo. Io proporrei sicuramente una puntata. Sia negli uomini che nelle donne. Noi abbiamo pubblicato recentemente... Forse soprattutto però più negli uomini. Anche nelle donne. Di questo dobbiamo veramente... È una minaccia! No, anche nelle donne, perché desta grandissimo interesse, ci sono molte donne che hanno problemi di alopecia. Ma questo insomma esula un po' dall'argomento di oggi. Andiamo su una puntata. Per dire che, in sintesi, possiamo rigenerare qualsiasi tipo di tessuto. In realtà stiamo osservando la punta dell'iceberg. Diciamo che 5 anni fa io non pensavo di fare oggi quello che faccio oggi. E quindi viene da sé che penso che tra 5 anni farò cose che non penso di fare oggi. Quindi, certo. L'argomento, diciamo, è un capitolo nuovo perché in realtà ci permette di fare teoricamente molte cose. Ovviamente, come dicevamo prima, siamo alla preistoria di un capitolo nuovo. Oggi, ad esempio, noi non sappiamo perché queste metodologie in alcuni casi non funzionano o funzionano di meno. Dietro questo ci sono delle motivazioni di carattere anche genetico, di responsività a questi farmaci. Io li chiamo farmaci perché in realtà, sotto un certo punto di vista, sono equiparati dall'AIFA, all'Agenzia Italiana del Farmaco, per appunto a dei farmaci endogeni. E quindi questo innesca delle altre problematiche di carattere medico-legale. Non ultimo anche l'utilizzo del PRP, dicevamo del gel piastrinico, che è il derivato delle piastrine, che sono delle componenti del sangue che tendono a far guarire le ferite, per l'appunto. E come componenti del sangue, esse stesse, quando noi le utilizziamo, sono equiparate ad un emoderivato, quindi a un derivato del sangue. E viene da sé che quindi dobbiamo lavorare in collaborazione col centro trasfusionale di riferimento, che deve, come dire, garantire la metodica, nel senso che deve farsi garante del buon utilizzo del sangue. In sintesi, è come se facessimo un'autoemotrasfusione, significa è come se prendessimo il sangue dall'individuo e lo reiniettiamo modificato nello stesso individuo. Vogliamo vedere anche qualche immagine per... esemplificativa. Come dicevo prima, nella puntata di oggi ci siamo limitati all'utilizzo di queste tecnologie per la guarigione delle ulcere, quindi per le ferite che non tendono a guarigione dove spontanea. I risultati sono poi estremamente... Noi considera che abbiamo un centro presso l'Università di Tor Vergata, presso quindi anche il Policlinico Casilino, abbiamo un centro che lavora solo sulle ferite complesse, quindi utilizzando sia, diciamo, quelle che sono le medicazioni avanzate, sia queste nuove tecnologie di chirurgia rigenerativa per la guarigione di queste ulcere. Adesso qui vediamo le prime immagini. Questi sono pazienti, tutti quelli che vedrete, che non è che noi abbiamo d'amblè indirizzato verso la chirurgia rigenerativa, ma arrivano al percorso della chirurgia rigenerativa dopo che tutte le altre metodiche sono fallite. Certo.
e quindi arriviamo quindi alla rigenerazione completa di questi tessuti. Anche perché questi costi sono giustificati soltanto quando effettivamente laddove, non esatto. ci siano... Oh, e invito tutti a considerare un particolare importante che si vedrà da queste immagini, anche dagli studi microscopici che abbiamo fatto, che in realtà non sono tessuti cicatriziali, quelli che vanno a sostituire, qui vedete la progressiva guarigione di una perdita di sostanza sulla gamba, fino ad arrivare a guarigione completa che vedete dopo circa un mese. Questi tessuti rigenerati in realtà sono dei tessuti nobili, cioè sono uguali ai tessuti di partenza, non sono dei tessuti di tipo cicatriziale, se voi ci fate caso, ma sono delle isole che rigenerano. Qui abbiamo un'altra immagine con l'utilizzo di cheratinociti, vedete nella diapositiva in basso a destra che c'è stato un prelievo di una piccola porzione di pelle di 1 cm² di lato che poi viene coltivata e viene espansa fino a rigenerare, vedete, queste isole di tessuto che danno la rigenerazione. Contestualmente ovviamente noi facciamo l'infiltrazione con i fattori di crescita, come dicevamo prima, estratti dal gel piastrenico che diciamo, aumentano l'eutrofismo di questi tessuti, ovvero moltiplicano, accelerano, è come se dessimo un reattore, un acceleratore alla rigenerazione di questi tessuti. Quindi abbiamo un effetto combinato. Abbiamo un effetto combinato tra le varie metodiche, perché una volta si utilizzava il tessuto adiposo, io mi ricordo nel 1997, con gli amici americani con i quali cominciammo a fare queste ricerche, che però sono rimasti indietro rispetto a noi. Questa è una delle poche armi che noi abbiamo, perché l'FDA americano ha proibito l'utilizzo di talune metodiche, nel senso che solo alcuni centri pilota possono farlo. Noi siamo andati avanti su questo e abbiamo lavorato alacremente, tanto che oggi nel nostro convegno mondiale che facciamo ogni anno a dicembre, forse siamo l'unico convegno italiano che vanta iscritti stranieri che pagano per iscriversi al convegno, proprio perché siamo andati avanti, abbiamo portato avanti questo discorso della chirurgia rigenerativa. Vedete qui un altro caso di un piede diabetico con una perdita di sostanza importante che avrebbe portato all'amputazione completa del piede diabetico e del piede, che viceversa noi riusciamo a risolvere con una amputazione solo parziale della parte che ormai era necrotica, persa completamente. Questa è una nuova tecnologia che utilizza per l'appunto i monociti, ne stavamo parlando prima con l'amico Giovanni, che sono praticamente queste cellule mononucleate, sempre del sangue, che vengono estratte con un filtro e vengono concentrate e permettono un aumento del microcircolo, quindi una rigenerazione dei tessuti attraverso una normalizzazione del circolo, che voi sappiamo tutti che nel diabetico il problema è proprio quello, il diabetico ha queste ulcere che ha un deficit del circolo periferico, che quindi da queste, con queste metodiche viene riattivato e abbiamo una perfusione di questi tessuti nelle immagini. Quindi si può evitare l'amputazione? Assolutamente sì, se andiamo avanti. Questo è un altro caso, non è un, questo è un, purtroppo un'immagine un po' forte, questo è uno scroto che diciamo a causa di una procedura radiologica endovascolare per un angioma ha avuto un'ulcera, quindi una perdita di sostanza, come vedete nella diapositiva in basso al centro, che poi è stata riparata sempre con metodiche di chirurgia rigenerativa, con l'utilizzo per l'appunto di questi strumenti, di queste metodiche che hanno favorito anche la riperfusione e quindi la guarigione dalla necrosi e l'attecchimento di tessuti che vengono trapiantati, innestati in loco per la guarigione. Però mi riferivo a immagini successive, questo è un classico piede diabetico ad esempio, con una perdita di sostanza importante, con un PRP, quindi con questi fattori di crescita estratti dal sangue, come dicevamo prima, in forma però geliforme, vedete che è una specie di membrana, una specie di gel che viene suturato e posizionato all'interno della cavità, che ha questo potere rigenerativo, come dicevamo, ha un potere batteriostatico, quindi blocca le infezioni e viene coperto con queste medicazioni avanzate a base di acido ialuronico, con una guarigione completa della perdita di sostanza sul dorso del piede. Andiamo avanti ancora con le immagini.
altra perdita di sostanza, questa di tipo traumatico, sul dorso del piede, diciamo caviglia dorso-piede, ancora rigenerata per l'appunto con esposizione tendinea, come vediamo in questo caso, quindi con una perdita di sostanza importante dei tessuti profondi, ancora rigenerata con fattori di crescita, gel piastrino e medicazioni avanzate a base di acido ialuronico. Ancora un altro caso, in questo caso un piede diabetico, con perdita di sostanza e necrosi parziale. Ma c'è stata un'amputazione? In questo caso non c'è stata, stata dopo l'amputazione, si è avuta una perdita di sostanza parziale, però considerate che queste amputazioni sono poca cosa rispetto a quello che si avrebbe se questi pazienti non fossero curati. Cioè... diciamo, sono amputazioni parziali che consentono a questi pazienti di salvare il piede e quindi di evitare poi una protesi, un'ortesi, quindi una protesi particolare, che gli permettono peraltro anche una deambulazione normale, quindi una guarigione parziale. Diciamo che quello che è perso, ma quello che è stand-by, quindi quello che è sul margine, noi riusciamo a riguadagnare quello che ancora è necrotico, mi spiego. E a evitare che poi proceda, esatto, che salga. Che salga. Mi faceva piacere vedere le immagini radiologiche, questo è un altro piede diabetico con perdite di sostanza della pianta del piede e quindi con una guarigione sempre con medicazioni avanzate e chirurgia rigenerativa nel postoperatorio, vedete ad un mese avanti con le immagini. Questo è sempre il gel piastrinico gelificato, quindi posizionato al di sopra della ferita, e vedete nel pre e post operatorio. Mi piace ancora sottolineare che questi, come dicevamo prima, sono pazienti che arrivano a questo tipo di chirurgia dopo aver avuto scarsa o nulla risposta a quelle che sono le medicazioni avanzate. Quindi pre e post operatorio, ancora un piede diabetico, come vedete nell'immagine in alto a sinistra c'è una siringa col grasso, una microsiringa con il tessuto adiposo ricaricato con le cellule staminali, innestato perilesionale, e vedete è drammatica l'immagine in basso nel pre e post operatorio, a distanza in questo caso mi sembra di ricordare di un paio di mesi, per una lesione cronica, una guarigione completa del dorso del piede, una chiusura della ferita in un piede che normalmente non tende a guarigione anche spontanea. Da un punto di il tessuto vista... circostante diventa un tessuto vitale, normale. Capito? Anche cioè, da un punto di vista viene estetico, trasformato dalla chirurgia. Assolutamente sì, la parola estetica, noi queste metodiche le utilizziamo anche per l'aumento della mammella senza utilizzo di protesi, o come diceva lui prima, per il ringiovanimento del volto, o per le perdite di sostanza del volto. Dicevo a lui stamattina che abbiamo operato una giovane donna che aveva avuto una necrosi completa del tessuto in regione zigomatica in seguito all'utilizzo di un filler, quindi un riempitivo, che noi abbiamo riparato completamente con questi tessuti. Questa era l'immagine che mi piaceva far vedere, a cui mi riferivo prima. Vedete che per gli addetti ai lavori questa è un'immagine eccezionale, cioè c'è una riperfusione dell'arto. Le due immagini che vedete sulla sinistra sono il pre e il post dell'utilizzo dei monociti, quindi di queste cellule mononucleate del sangue, e vedete che c'è una ricanalizzazione. Vedete che nell'immagine a destra c'è una riperfusione dell'arto, quindi della parte che va dal ginocchio in giù della gamba di sinistra, vedete che è cerchiato il pre e il post operatorio, vedete che c'è, si ricrea, diciamo, l'asse arterioso, quindi il canale del sangue che prima non c'era, e quindi con una guarigione, praticamente una ricanalizzazione di un circolo arterioso che era andato perso a causa della malattia diabetica, e con una guarigione parziale, vedete, quella che doveva essere un'amputazione più invalidante è diventata un'amputazione parziale del pollice, nel senso che abbiamo dovuto sacrificare solo la parte realmente completamente persa e abbiamo salvato tutto quello che era in stand-by, che era sul margine, diciamo, e quindi con una vita questo paziente anche gli si restituisce una vita di relazione normale, perché possiamo permettere di non amputare la gamba. Certo. Questa è un'altra immagine dello stesso paziente, che voi potete vedere che questo è un paziente che poi può tornare ad una vita di... può indossare delle scarpe quasi normali, diciamo. Andiamo avanti sempre con le immagini. Ecco un altro albero arterioso, vedete, nel pre e post operatorio, sempre con queste infiltrazioni di monociti. Vedete che c'è un albero arterioso sulla destra dell'immagine che è trasparente, cioè completamente
totalmente perso. Viceversa, sulla destra, vedete che dopo il trattamento con queste metodiche di chirurgia rigenerativa, ricompare l'arto che prima non si vedeva. E queste mononucleate hanno un effetto non soltanto locale, ma anche un effetto sistemico. Un effetto sistemico. Di miglioramento del circolo a tutti i livelli. Noi tanto è vero che le utilizziamo anche nell'ischemia critica d'arto, anche nella sclerodermia. E sono, le utilizziamo anche per migliorare il circolo sclerodermico. Quindi per riperfondere tutte queste aree, il paziente sclerodermico ha problematiche sulle labbra, non riesce ad aprire la bocca, ha problematiche sulle mani, non riesce a muovere le mani e sui piedi, quindi anche in quel caso noi ci avvaliamo di queste tecnologie. A pochi minuti dalla fine, quindi ricapitolando, facciamo il ricapitolando, solito... ecco, la cosa importante punto. È che questa chirurgia rigenerativa consente dei risultati che prima erano del questa tutto questa è la tecnica di chirurgia che utilizza i monociti di sangue periferico, quindi è un filtro che permette di arricchire questo liquido estratto dal sangue che noi poi andiamo a reiniettare. E comunque la cosa da dire importante è che con la tua organizzazione del Congresso Internazionale di Chirurgia Rigenerativa, che quest'anno è alla 7ª edizione, tu hai portato l'Italia ad essere... non è soltanto importante, merito mio, diciamo, sì, è merito io ho creduto in questa cosa fin dal 2007. È il più importante congresso rigenerativo che ci sia... Diciamo che la chirurgia plastica in questo è stato un po' il vettore, come diceva Aristotele, ogni dimostrazione arriva all'evidenza, ciò che è evidente per se stesso non ha bisogno di essere dimostrato, e quindi in questo caso la chirurgia plastica è la chirurgia del visibile, quindi non ha bisogno di essere dimostrata. In questo è stato, diciamo, la chirurgia plastica è stato precursore, ma queste tecnologie, noi siamo convinti che di queste tecnologie si avvarranno un po' tutti i campi della medicina negli anni a venire, è un nuovo modo di interpretare queste metodiche. Joseph il premio Nobel della medicina, chirurgo plastico, recentemente ha detto che questo è un nuovo approccio proprio alla chirurgia. Se il XX secolo è stato il secolo della chirurgia sostitutiva, cioè dei trapianti, probabilmente il prossimo sarà il secolo della chirurgia rigenerativa. Quindi queste metodiche avranno gli onori della cronaca, ho la sensazione, sempre più spesso e un po' in tutti i campi della medicina. Bene, e noi speriamo sempre di averti ancora con noi per parlare di questi argomenti. Grazie, auguriamoci sempre veramente le cose migliori, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo alla prossima puntata, grazie. Grazie.